Ciao a tutti belle ragazze, benvenuti in questo nuovo video. È da tanto tempo che non faccio un video. Beh, lo so, ci sono stati tanti cambiamenti in questo progresso di vita, giustamente, vita. Allora, volevo dirvi che farò la parodia di Ciao Antonino, che hanno fatto tutti i youtuber come non so se l'ha fatto Anthony Howard, questa cosa qua. Comunque, volevo specificare che da tanto tempo che non faccio una parodia perché ho avuto, come si dice, vlog, degli eventi che venivano youtuber, l'attore, queste cose qua. Io praticamente adesso ho un Samsung che non vale proprio niente. Cioè, vale, però non è che come l'iPhone, quello che avevo io modestamente. Consigliatemi voi quale telefono devo prendermi. O l'iPhone 8 Plus oppure l'iPhone 8S Plus, perché sono nuovi NEV in uscita che uscirà a settembre. Sono brava a fare la pubblicità, vero? Sì, infatti. Comunque, volevo iniziare con questa nuova parodia. Volevo ringraziarvi di cuore per gli iscritti del canale YouTube. E niente, come dicevo in ogni video, si incomincia. Oggi è lunedì. Sono le 3:40 del pomeriggio. Sono andato a lavorare con mio padre, Antonio. Saluta, Antonio. Allora, io ancora non ho capito in definizione il perché, giusto? Innanzitutto salutiamo ciao Antonino. Non ho capito il perché, cioè, tu sei in macchina, giusto Antonino? E giustamente la cosa, non ho capito perché tu dici di essere, sono in macchina, cosa facciamo, dove andiamo? Vabbè, comunque, che sei in macchina. E adesso che cosa... Amici, vado al Liber. Questa è la giornata. Vi faccio una canna. È vero, signor Antonio? Abbiamo capito che tu ti fai giustamente, non è che sei una persona, le persone che fanno in questa maniera non hanno senso di dire a tutto il pubblico che fanno queste cose che non hanno nessun significato logico. Logico! Comunque, tuo padre è nervoso, Antonino, perché può essere nervoso perché hai detto una parola che non devi dire. Perché dicevi, ma lo dico, non lo dico, non lo dico, e l'hai detto lo stesso. Cacciatori, poi dopo questo chiamo gli amici, vado al libro. Buongiorno. Spero tanto che vi sia piaciuta questa parodia di Ciao Antonino. È una parodia che ho fatto a Reggio Calabria, dove vive mia mamma a Vito, non dico tutti i dettagli della via perché sennò poi mi dicono giustamente, poi ci sono i paparazzi, stalker e su questo ci siamo. Più là quando diventerò famosa, bello dire. Ninina. Ok, tube, che tube. Allora, vi volevo dire che comunque, volevo specificare in questi momenti, in questi circolari mannaia, il vento, giustamente perché quando io giro un video c'è il vento, pioggia, acquazzina, ci sono tutti, c'è il tempo, no, dell'atmosfera, giustamente. C'è questa atmosfera. E comunque, in questo video volevo specificare, salutare. Ah! Lasciate nei commenti qua sotto, lasciate like, condividete, fate quello che volete, giustamente però io posso fare. Ecco qua. Volevo salutare a una mia cagnolina che si chiamava Papri, Sciapri, Gnapri, Nibule, che era la cane e cagnolina di mia sorella. E che il video che lo vedrete molto prima che avevo fatto quando ero piccola, perché io ho fatto il 24 luglio, ho fatto il compleanno. Sì, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato gli auguri di vero cuore. Comunque, il 29, voi potete dire, ma perché c'è il 29? Non stiamo capendo niente, insomma. Allora, il 29 c'è Riccardo Marcuzzo al centro commerciale Porto degli Ulivi. Ok, al Porto degli Ulivi. Ci sarà il backstage, io spero tanto di vincerlo. Non vi prometto niente, non vi prometto niente. Se vincerò il backstage con Riccardo Marcuzzo farò un video e andrà caricato qua sul canale YouTube e su tutti i social network. Comunque, mettete mi piace, condividete, lasciate like.